Lorenzo Ostuni, in arte Favi J. Lorenzo, nato nel 1963-17, era un bimbo come tutti gli altri e amava due cose in particolare, i videogiochi e la pasta con le sarde. Passioni che potevano segnare il suo destino, e cioè diventare un videogiocatore seriale e farlo come professione, o magari diventare un cuoco. Ovviamente, come tutti già sapete, Lorenzo diventò il più grande e rinomato cuoco nonché giudice di MasterChef. Questo piatto fa schifo e me lo chiami mangiare questo? Non lo cucinerei neanche ad un hater sta roba qui. Potete prendere i menù che avete ordinato e andare gentilmente a sedervi? Ah sì, grazie, ciao. Grazie. Aspetta che prendo un po' di pannocarta. Addio. Nel 46 d.C. Lorenzo conobbe Pietro, colui che da lì a poco sarebbe diventato il suo fedele BFF. Pietro era una persona speciale, non solo perché è oggettivamente bello, ma perché se lo lanci da un dirupo torna indietro. Da qui il famosissimo detto. I due passavano le giornate a giocare alla Play, guardare serie TV, guardare i cantieri, fare vacanze e guardare i video di gattini su YouTube. Ma non i gattini rossi, perché Favi J aveva paura dei gattini rossi e il loro pelo così arancione ma rosso. E i gattini rossi sono la cosa più terrificante dopo i ragni e Pietro. A Pietro un giorno venne un'idea. Perché tu hai anche delle idee? Disse Lorenzo assai perplesso. Eh sì, anche più di te. Disse Pietro euforicamente sicuro di sé. Ok, se n'è andato. Ma Pietro tornava indietro. Maledetto Pietro. Perché non apriamo un canale YouTube anche noi, in modo da avere un lavoro leggero ma decisamente invitante che possa coniugare la nostra voglia di leggerezza e golosità? Ma è impossibile, un lavoro così non esiste. Possa un asteroide colpirti se esiste. E fu così che Lorenzo diventò il gameplayer su YouTube Zeb89 e Pietro invece diventò Gemma del Sud. E questa è la storia di come sono diventato YouTuber. Ma nonno, io ti avevo chiesto la favola di Cappuccetto Rosso.